Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 56. Decisi di sdraiarmi sul divano accompagnato da un bel film horror, tanto per cambiare, e un bel panino con la Nutella per finire il tutto. Il film, sinceramente, faceva pena. È la solita storiella horror dove fa vedere una tizia rincoglionita che fa tutto l'esatto opposto di quello che dovrebbe fare realmente. Cioè, se sei in casa da sola e senti dei passi assordanti, come se fosse caduto qualcosa, cosa fai? Vai a vedere o te ne scappi? Lei che cazzo fa? Ci va. E poi dice pure: c'è qualcuno? Ma cazzo. E poi c'è un pezzo dove questo qui insegue la protagonista. E lei cosa fa? Scappa fuori di casa o va nel secondo piano. Nel secondo piano? Ma che cazzo, perché va al secondo piano? Come diavolo esci dalla casa? Beh, logicamente si butta dalla finestra. E cosa gli succede? Si spacca qualcosa. O non si fa un cazzo, anche se sei caduta malissimo. Non si fa un emerito cazzo. Solo qualche insulso graffio. Mentre mi disperavo per questo film stupido, arriva Est a casa stanca morta con Teo e Perla. Eccomi qui. Finalmente, ma dove siete stati? Siamo arrivati fino in fondo, dove inizia la rotonda, per andare nell'altro paesino. E siamo tornati indietro. Madonna! Mi avvicinai e gli diedi un bacio. E poi mi allontanai.